Il governo tedesco continua i controlli ristabiliti alla frontiera con l'Austria. La decisione di Berlino è stata vista come una retromarcia per arginare la pressione di decine di migliaia di profughi arrivati negli ultimi giorni. È tornata intanto alla normalità la circolazione ferroviaria tra Germania e Austria, dopo lo stop deciso domenica da Berlino per frenare temporaneamente l'esodo di rifugiati. In oltre 19.000 hanno raggiunto in treno la città di Monaco di Baviera nel fine settimana. Controllare i confini non è certamente la soluzione al problema, ha spiegato il ministro dell'interno tedesco. È un contributo per arrivare a una procedura ordinata di afflusso, per ripristinare un qualche ordine alla frontiera. La Germania necessita e merita la solidarietà europea. I migranti premono senza sosta al confine austro-ungherese. Più di 10.200 persone sono passate domenica attraverso il valico di frontiera di Nickelsdorf. Vienna ha inviato 2.200 militari al confine con l'Ungheria per gestire il flusso ingente di profughi in arrivo dal sud-est dell'Europa.